Esattamente 10 anni fa, il rover Opportunity della NASA atterrava su Marte, rimbalzando sulla superficie del pianeta ben protetto da un grappolo di palloni e finendo per posizionarsi nel cratere Eagle, un posto perfetto per iniziare la sua esplorazione scientifica. Era stato preceduto 3 settimane prima dal gemello Spirit, ed entrambi i rover erano stati progettati per portare a termine una missione di 90 giorni, rivelandosi però molto più robusti. Spirit ha smesso di trasmettere nel 2010, mentre Opportunity è ancora operativo, frantumando il record di longevità per una missione su Marte. Sfuggendo più volte alle insidie della sabbia marziana, ha percorso nella sua decennale carriera quasi 39 chilometri, una distanza lunghissima per un robottino alimentato solo dall'energia solare. Ci ha messo ben 3 anni per raggiungere il cratere Endeavour, dove si trova tuttora, ma proprio dai bordi frastagliati di quel cratere, formatosi a seguito dell'impatto con un meteorite 3,7 miliardi di anni fa, arriva ora il regalo di compleanno per Opportunity. La conferma di quanto già scoperto dal fratello maggiore Curiosity, arrivato nel 2012 in tutt'altra parte del pianeta. Ovvero che in un'epoca remota il mare che copriva l'area aveva tutte le caratteristiche chimico-fisiche adatte ad ospitare forme di vita, caratteristiche poi modificate dall'arrivo dell'asteroide. La scoperta, pubblicata su Science, è il migliore auspicio che tante altre sorprese possano ancora arrivare da questo instancabile e temerario esploratore.